Pelle Mondo, il lavoro senza confini. Falsa partenza per il Giro d'Italia, che sceglie di far correre le sue biciclette con una prima tappa tutta israeliana. Il prossimo 4 maggio i ciclisti in gara gareggeranno per l'appunto a Gerusalemme. Un giro nella storia che farà storia anziché già storia, così si legge nel sito della competizione sportiva. Che questo sarà un giro speciale, sostengono gli organizzatori, lo abbiamo capito fin da quando è stata annunciata la partenza da Gerusalemme. L'edizione numero 101 è quella della ripartenza con sorpresa. Per la prima volta un grande giro scatterà fuori dall'Europa. Molto entusiasmo dunque da parte dei promotori dell'iniziativa, a cui però corrispondono ancor più numerose perplessità per il contesto politico internazionale nel quale questo evento sportivo inevitabilmente si colloca. E così nei mesi scorsi l'Unione Italiana Sport per Tutti aveva lanciato un appello a cambiare progetto. Salutiamo allora Carlo Balestri, responsabile politiche internazionali dell'UISP. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Una scelta inopportuna, per essere buoni, e c'è chi oggi dice che è davvero un errore far partire il Giro d'Italia da Gerusalemme. Così in queste ore hanno comunicato ad esempio le organizzazioni della società civile italiana impegnate per la pace e lo sviluppo in Medio Oriente. Ecco, perché il prossimo maggio secondo te era il caso di, e secondo lui ovviamente era il caso di non partire proprio da lì? Appunto perché una logica strettamente commerciale, perché insomma si trattasi di molti soldi che vanno a RCS, per quell'organizzatore del Giro d'Italia, si trasforma chiaramente in una opportunità politica abbastanza delicata. Trump ha deciso proprio già a novembre di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, e proprio in questi giorni, proprio nei prossimi giorni, forse sarà presente all'inaugurazione dell'ambasciata a Gerusalemme. Sappiamo tutti che di per sé Gerusalemme è una città contesa, diciamo, in cui c'è sia la parte est che quella sotto, come dire, l'egida dei palestinesi, la parte ovest che è quella invece sotto il controllo israeliano. Insomma, è una città per la sua funzione multietnica e multireligiosa che si presta male a diventare simbolicamente la capitale unica ed unita di Israele. In questa logica, nonostante tanto più ecco che il Giro d'Italia parte da Gerusalemme, non Gerusalemme Ovest, ma proprio Gerusalemme, quasi proprio a voler avallare la pretesa israeliana che la città sia capitale dello Stato di Israele, unica e indivisibile, quindi quasi a dimenticare la presenza palestinese, Balestri. Viene dimenticata la presenza palestinese e credo che per ragioni di carattere commerciale si farà fatica anche a parlarne della questione palestinese in questi giorni al Giro d'Italia, per cui i riflettori saranno puntati e lo sport, che di solito dovrebbe unire, sarà purtroppo, nel caso della partenza del Giro d'Italia, un momento farà sì che la logica, insomma, che ha portato avanti Netanyahu in questo ultimo periodo sia quella vincente, per cui dominante, per cui verrà legittimata Gerusalemme come capitale di Israele, e questo porterà chiaramente degli squilibri notevoli anche in tutto il Medio Oriente, per cui si poteva evitare una sortita di questo tipo. Insomma. E questo a parte le scelte per esempio del presidente statunitense Donald Trump, perché il momento storico in cui questo giro ricade è anche quello che vede caduti 44 civili palestinesi dal 30 marzo ad oggi, almeno 44 civili palestinesi uccisi durante la marcia del ritorno. Ecco, lo sport come strumento di pace certo non è quello che verrà celebrato dunque a partire dal 4 maggio. Assolutamente no, perché sarà comunque la legittimazione di Israele, di Gerusalemme capitale di Israele, sarà la dimenticanza in questo caso dell'altra parte di Gerusalemme, che è quella che non verrà minimamente rappresentata, o se sarà rappresentata lo sarà perché scoppieranno anche degli eventuali, speriamo di no, possibili conflitti, insomma diventerà un momento ulteriore di malessere. Per questo ci sembra inopportuno, insomma, che al di là delle ragioni di carattere sportivo non si sia vista l'implicazione politica molto delicata che questa scelta ha determinato.
Le ragioni commerciali prevalgono sulle ragioni, sugli interessi, diciamo, di natura, come dire, sociale, pacifista, internazionale. Certo è troppo tardi perché la Federazione Ciclistica Nazionale si ravveda, però forse abbiamo un'occasione in più noi per riportare al centro del dibattito, anche italiano e anche politico, la questione mediorientale, che è, diciamo, sulla bocca della società civile, ma non è affatto nella mente della politica nazionale in altre faccende affaccendata a Balestri. Assolutamente sì, difatti noi lo faremo nel nostro piccolo come WISP il 14 maggio, quando dal Libano, per cui lanceremo una piccola corsa con dei ragazzi, una bilicità all'estero, e la lanceremo con dai campi profughi palestinesi. Verrà fatta questa corsa coinvolgendo 1500 ragazzini palestinesi, anche libanesi, anche siriani, e questi ragazzini, insomma, darà loro modo di incontrarsi fra culture differenti, e chiaramente quest'anno in particolare farà anche, cercheremo di attirare l'attenzione anche sul fatto che esistono ormai da 40 anni, 50 anni una popolazione che è costretta, insomma, a un esilio forzato in un territorio vicino a quello di Israele, e questa popolazione è composta da piccoli rifugiati palestinesi che non hanno mai visto neanche il loro territorio. E questo è l'altro sport, quello che piace a noi, quello per tutti, quello dell'Unione Italiana Sport per Tutti, WISP per l'appunto. Grazie a Carlo Balestri, responsabile politiche internazionali di questa associazione. A presto. Grazie.